Perché è alla frutta. E alla frutta, il suo audience sta andando a picco. Loro hanno voluto fare i bastardi. Io sono venuto a sapere che loro mi denigrano alla 7. E alla 7, sai cosa gli ha detto Cairo e i suoi collaboratori? Ma si due imbecilli fa. Mi vogliono portare un youtuber che fa 300-500 visualizzazioni. Sto tipo Mauro Marco da Mantova. Questo qua lo svernicia. Ma questo qua ne fa 15.000. Ma come si fa a propormi un youtuber che non lo caga nessuno quando c'è l'interventista lì di Radio 24, la Lira Zanzara, che ne fa 34 volte di più? Ma questi sono due imbecilli. Questo è quello che ha detto Cairo ai suoi collaboratori quando guarda su youtuber. Ha detto, ma quell'altro tipo fa Mauro Marco da Mantova, cosa ne fa? Ne fa un bel po'. Fa come un bel po'? Qui si parla di 3, 5 e fino a 15.000 visualizzazioni. Allora Cairo dice, ma questi due qua sono due imbecilli. Ma cosa mi portano sto donato da Varese che fa 300-500 visualizzazioni, che questo ne fa 5.000 o 15.000? Ma questi sono due cretini, sono due coglioni. E io dovrei intervenire alla giornata per fargli prendere più soldi a Cruciani e a Parenzo? Fottetevi! Ragazzi miei, caro Parenzo, non so se hai sentito bene. Ma ho sentito, ma questo sta sempre peggio, poveretto. Ma questo qua, cioè, sta secondo lui, no, ricostruiamo per chi non conosce il personaggio. Aspetta, Mauro da Mantova è una persona anche cara, perché a me, ma cara, per, è un povero disturbato imbecille. Vabbè, questo lo dici tu, eccetera. Ma no, ma è evidente. Il signor, dai. Mauro da Mantova è uno che per tanti anni è intervenuto in questa trasmissione. Io gli voglio anche bene al signor Mauro da Mantova. Sì, io lo voglio è vedere. Un grande complottista, è una specie di. E segue il personaggio inventato da Crozza. Come si chiama là il personaggio? Quello che sta sempre alla tastiera. Napalm 51. E quello che sta sempre alla tastiera su internet a imbeire, complottista, eccetera. Ma ci, vabbè, sta, insomma, ci è, sta. È un imbecille. Risolviamo in modo molto, allora, molto questo semplice. Signore, questo signore Mauro da Mantova è un povero imbecille. Si è incazzato perché noi a un certo punto non lo facciamo intervenire per l'unica un periodo. L'unica decisione non lo so. Seria che hai avuto. No, ma io non anni. È vero nemmeno questo. È perché comunque, per la prima settimana di trasmissione di quest'anno, adesso magari annoiamo qualcuno. La prima settimana non è intervenuto, invece è intervenuto Donato da Varese. D'accordo. Il punto è un altro. Adesso effettivamente, diciamolo, è stato messo anche sotto contratto, diciamolo. Ma non è vero, adesso. Sì. Ah, no! Cioè, diciamo anche non questa cosa vergognosa. Ma non sei riuscito a far mettere sotto contratto Donato da Varese in una situazione per il paese drammatica, tu paghi Donato da Varese. Cioè, io questa cosa qui la trovo veramente vergognosa. Ma perché che insegnamento dai? Tu hai messo sotto contratto. Ma non è vero. Cioè, una cosa che io vorrei falso, che la gente, ragazzi, lo falso. Sapesse. Vorrei che i vertici dei nostri capi, ma non è vero, questo, non è vero, non è vero. Ma intanto io l'ho detto, poi dopo andiamo a dimostrare. Intanto una diffamazione l'hai fatta, vedi come funziona, no? Vabbè, intanto comunque, l'hai fatta. Ragazzi, qualcuno lì ai piani alti si allarmerà, sì, adesso. Essere, perché, sì. Beh, certo, qualcuno, sicuro, però, ragazzi, ma la storia più incredibile è che adesso io non so da quali fonti arrivino queste cose. Secondo lui, perché parli di fonti? Perché? Ma perché devi dire così, gli dai credibilità? Ma non ci so cosa vuol dire fonti. Inventa tutto, delira, amico mio, delira. Ma perché devi dire, cioè, così? Secondo lui, Cairo, ma mi fai male, signor Cairo preferirebbe lui a Donato. Ma secondo te il dottor Urba, ma adesso voglio dire adesso, ma non perché mi hai detto, di non ma si no, capisce ma cosa a te, oggettivamente tu non hai nessun conflitto di interesse, perché tu non lavori con Cairo, ci lavoro io, quindi chiedo a te, no? Secondo te, ma te lo chiedo a te, io ho conflitto di interessi, quindi posso avere un'idea, ma non do risposta. Chiedo a te, che comunque sei una persona intelligente, e ti chiedo, secondo te il dottor Urbano Cairo, che è il proprietario del Torino, del gruppo del Corriere della Sera, della 7, secondo te, ma te lo chiedo veramente, anche con pietà, anche con ma dammi implora piangendo quasi, te lo chiedo proprio con le lacrime agli occhi, secondo te ma lui sa, ma può avere idea di chi sia questo, sì, Mauro? Questo sì. Te lo dico, no, questo sì, perché ti imploro di rispondermi, perché se rispondo io tutti possono dire, vabbè, Parenzo lavora per Cairo e dice è vero, ma lo chiedo a te che non hai secondo te, con tutte le cose che Cairo ha da fare, tra la Gazzetta del Corriere della Sera, il gruppo La Ritrovata,
Rizzoli, la 7, ma le, secondo te sa chi è Mauro? Te lo chiedo, piangendo, ma veramente, perché se rispondo io la mando a fare il culo sto Mauro da Mantova, se rispondo no, io, ma rispondi tu oggettivamente, è no, verosimile, no, no, ma non sa neanche, ma sì, se tu gli dici, ascolta suo, la Zanzara, sì, Luca, lo sa perché l'ascolta, ma se qualche suo collaboratore dice, guarda dottore, mi hanno detto che lei vuole prendere Mauro da Mantova, scusa, come? Cioè, ma tu ti rendi conto? Verrebbe cacciato dopo un secondo. Ma no, ma neanche. No, e poi è persona di grande spirito l'editore, però voglio dire il presidente, però ragazzi, dai, dai. Rispondi tu, perché se rispondo io. Beh, cioè, guarda, sai cosa vuol dire proprio il fiatone, perché sto male. Cioè, rispondi tu. Ma Mauro, ma non dai, è vero niente, secondo me, non è vero niente. Beppe da Firenze. Secondo te? No, non è vero niente, secondo, oggettivamente. Beppe da Firenze, dai, Beppe da Firenze. Però ciao, chissà, Luca, magari sì, ecco, Beppe, dico, ciao Cucciani, salutami quell'ibrido del voto a perdere di quell'altro lì. Ibrido, sei un ibrido.